A tavola, un'iniziativa che prosegue da tempo, ma intanto le famiglie bisognose aumentano sempre di più. Sì, certo, l'attenzione che ci viene richiesta dalle persone diventa per noi un motivo di sprono, soprattutto perché obbediamo al comando di Gesù: quello che avete fatto a loro l'avete fatto a me. Aumentano sempre di più e quindi è necessario che la comunità si faccia carico dei bisogni della comunità. Domani, domenica all'Itare. Oggi un piccolo giubileo nel giubileo della misericordia. E certo, è un gesto di gioia. Dio ama chi dona con gioia, quindi donare ai fratelli significa farlo con gioia. I volontari che sono impegnati lo fanno con gioia, le persone che continuano a darci dei segni di attenzione dimostrano questa gioia della condivisione. Le prossime iniziative in parrocchia, in territorio? Per noi c'è una continuità, come facevi notare tu, non è un evento sporadico. Dentro quello che è il Giubileo della Misericordia, prima il pranzo della solidarietà, poi noi abbiamo un'iniziativa che ci accomuna che si chiama Obolo della Vedova, che mensilmente chiede alle persone volontariamente di dare qualcosa che poi diventa per noi non solo una dimensione, direi, di generi alimentari, ci sono tante altre cose che ci chiedono le famiglie bisognose e quindi cerchiamo di far fronte per quello che è possibile con questa offerta dell'Obolo della Vedova a tutte le situazioni che ci vengono richieste. Ecco, i volontari ci hanno fatto notare come nel corso del tempo le offerte siano diminuite, eppure è proprio nel momento di crisi che bisogna mostrare la propria umanità. Questo non ci spaventa, poi siamo convinti che il Signore moltiplica i 5 pani e i 2 pesci, quindi se anche sembra che diminuiscano, stranamente riusciamo comunque a sopperire a quelle che sono le richieste. Ma non esonera anche però le persone a stare più attenti, probabilmente anche le istituzioni, forse a risparmiare su qualcosa di superfluo per evitare che poi qualche volta i servizi sociali anche del comune li mandano alle parrocchie. Le parrocchie faranno tutto quello che è possibile, ma dovremmo forse unire di più anche le intenzioni, le programmazioni e le forze.